Filippo Lanza, come sta andando finora il suo fondo? Direi che siamo abbastanza soddisfatti. Da inizio anno abbiamo avuto una performance positiva di circa il 4%, e da quando siamo partiti insieme ad Edge Invest nell'estate del 2012 la performance è intorno al 18% da allora, quindi decisamente soddisfatti per ora, anche se abbiamo migliorato tanti aspetti sia di risk management che di struttura operativa interna, quindi speriamo che questi ci aiutino a gestire le varie condizioni di mercato che dovremo affrontare nel futuro. Ecco, sempre per quanto riguarda il suo fondo, come siete allocati, come siete posizionati e perché questa scelta? Certo, ma diciamo che sulla parte di government bond risk europeo siamo decisamente costruttivi, anche se abbiamo ridotto un po' il rischio di duration, vista la volatilità che ci aspettiamo venga importata prevalentemente dall'America, con le decisioni sui tassi e i dati economici che ci saranno nel breve. Ci aspettiamo che l'ECB sia particolarmente aggressiva nella gestione del rischio di deflazione, quindi ci sia una buona possibilità di un intervento di quantitative easing, per quanto diverso da come l'ha fatto l'America, e quindi questo dovrebbe essere estremamente positivo per i corsi obbligazionari, tutto quello che è rischio governativo. Siamo positivi sempre anche per le elezioni europee, forse sono state un po' troppo prezzate in modo negativo con l'idea di grandi consensi elettorali per forze anti-europee. Noi pensiamo che siamo più la sorpresa di consensi elettorali per le forze pro-europee ed eventualmente partiti che si presentino come riformatori o strutturatori, potrebbe essere il caso dell'Italia, nel caso del PD di Renzi o di altri paesi, quindi siamo abbastanza positivi anche su quello. Sulla parte bancaria è una situazione più di opportunità idiosincratiche, ci sono moltissime ristrutturazioni in Europa a livello del settore bancario, l'Europa sotto la guida dell'ECB di Draghi sta sistemando e ristrutturando completamente il settore bancario in un modo decisamente superiore a qualsiasi altra giurisdizione e assolutamente innovativo, quindi siamo molto positivi su quello e ci sono varie opportunità tramite le varie complessità e i tecnicismi delle ristrutturazioni bancarie, però tendenzialmente positivi. Sulla parte invece corporate siamo un po' più preoccupati, viste le valutazioni e visto che se ci fosse un po' di accelerazione sulla crescita e quant'altro potremmo vedere degli atteggiamenti un po' più aggressivi a livello di debito e di leverage sui corsi obbligazionari, e pensiamo che in un qualche modo ci sia un repricing di quello che è a rischio corporate rispetto al governativo, e quindi a quel punto siamo decisamente più cauti e anzi abbiamo posizioni ribassiste al riguardo.